Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, oggi è venerdì e venerdì, mi pare 12, sì, venerdì 12 novembre. Vi sto caricando il video svuota la spesa dell'Eurospin, così almeno ci avete tempo per trovare le cose. E poi vi volevo dire che domani e dopodomani mi danno anche la tovaglia in offerta. E quindi nel volantino c'è anche quella, quindi se è approfittate, insomma. Io sto cercando di farvi più video possibili, ragazzi, ma mi sa che devo andare pure dal parrucchiere a fare questo colore perché non mi piace per niente il colore che ho fatto. Stavolta è proprio piatto, 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 piatto e non mi piace. Vorrei fare un colore di quelli sparaflescianti, ma il lavoro sarebbe lunghissimo e dolorosissimo per i miei capelli. E quindi no, non lo faccio. Però vorrei fare un colore con dei punti luce. Non ve lo so spiegare. Comunque, mi sa che dopo, visto che devo uscire, faccio la mattata, passo dal parrucchiere e prendo appuntamento per la prossima settimana, così ci vado. Niente, che volevo dirvi? Qui tutto a posto e niente in ordine, nel senso che ieri sera abbiamo fatto tardissimo con Aurora per fare le divisioni a due cifre. E il problema è che io le divisioni a due cifre le so fare, ma non mi ricordo il metodo come l'ho fatto e non so se il metodo è lo stesso che usa lei. Quindi mi sono dovuta mettere lì a cercare di spiegarglielo, però non capisco perché non capisco. Mi dispiace poi dire questa cosa perché non vorrei fare la polemica, però io non capisco perché. Almeno questo succede nella classe di mia figlia, poi non so se succede anche nelle classi dei vostri figli. Se la maggior parte riesce subito a capire la cosa, si va avanti. Quelli che non capiscono rimangono dietro e a me questa cosa mi dà enormemente fastidio. E quindi non vorrei aprire una polemica, però non mi sembra neanche giusto che debba essere io a casa a spiegare a mia figlia come si fanno le cose, piuttosto che una maestra magari fa cercare di capire se tutti sono allo stesso livello. Io mi ricordo che mia madre quando insegnava, se c'erano due, tre, quattro che non erano al pari di quegli altri, non avevano capito, si fermava, faceva in modo che anche gli altri si fermassero, aiutassero quelli che non avevano capito e poi insieme si ripartiva e si faceva una nuova cosa. E io sto vedendo che invece qui, se hai capito, ha capito, se non hai capito, se deve andare avanti perché il programma deve essere finito. Vabbè, questo è un po' un problema che ho almeno nella classe di mia figlia, non so se anche nelle vostre classi succede, però questo succede nella nostra. Comunque, bando alla polemica, vi sto dicendo che sto caricando il video e cercherò di vloggarvi durante questo fine settimana, un po' tutti e tre i giorni o due, ora vediamo, dipende come sto messa, in maniera tale che sto cercando di caricarvi almeno tre video a settimana. Tutti i giorni, ragazzi, io non riesco. Quindi 3-4 video a settimana, a seconda anche di quello che c'ho, insomma, da registrarvi, perché se non faccio niente, non succede niente, non vi sto a registrare nulla. Vi avviso subito che prossima settimana sicuramente vi registrerò il video dei calendari dell'avvento, perché prossima settimana mi finiscono di arrivare e poi sicuramente vi registrerò anche il cambio, diciamo, del soggiorno, ecco. E niente, dai, ci aggiorniamo a dopo e niente, un bacio. Allora, ragazze, mi sono un po' preparata, cambiata, diciamo, e vedete che ho messo un paio di jeans, scarpe bianche, maglia bianca, molto molto basic. Questa mi pare che l'ho presa da Piazza Italia l'anno scorso, con queste manichine a sbuffo così. E scusate se sto gonfia, Marciglo a me mi uccide. Poi ho messo questi accessori qui,
compreso l'anello, che vedete sul mio profilo Instagram. Quindi vi invito ad andare a vedere meglio le foto sul mio profilo Instagram. E niente, adesso io devo uscire, che devo andare a fare delle commissioni per la macchina, eccetera, e poi vado a prendere i bimbi e poi si torna a casa. Oddio, mi vedete scurissima, ok. Non ci crederete mai a cosa stavo facendo io in questo momento. Cioè, è sabato pomeriggio, sono le 5 e mezza. Io è un'ora che sono chiusa Con il mio con il cubo cubo di Rubik. Allora, ho trovato un video dove spiega come risolvere il cubo di Rubik. Il primo passaggio sono riuscita a farlo. Cioè, fare praticamente la faccia tutta bianca, sono riuscita a farlo. Sto cercando di andare al successivo passaggio, che è quello che poi mi scombina nuovamente la faccia bianca, e quindi devo ricominciare a fare la faccia bianca. Insomma, guardate, è un'ora che sto chiusa con questa cosa, a me mi manda al manicomio. Però mi piace, cioè, ho voluto sempre cercare di risolverlo il cubo di Rubik e ovviamente non ci sono mai riuscita. Santo YouTube che fanno anche queste cose, perché veramente io ci sto passando, ma poi mi tiene in allenamento il cervello. Però dopo un'ora che stai così, che diventi scemo, vi giuro che mi serve una pausa. Comunque, questo vlog lo vedete un po'
Così io vi ho fatto praticamente il vlog di ieri, non è che abbia fatto chissà che cosa, quindi vi ho messo praticamente anche quello che abbiamo mangiato oggi, che è sabato a pranzo, e poi a cena abbiamo la pizza, quindi faremo la pizza con il forno, quello lì dell'Ariete che abbiamo comprato. E poi volevo però farvi vedere una cosa che mi è arrivata oggi, che io non pensavo che arrivasse oggi, veramente pensavo che arrivasse lunedì, infatti pensavo che era proprio un'altra cosa e invece mi è arrivata. Ho voluto comprare una cosa che volevo da tantissimo e che anche ai bambini secondo me piace, infatti dopo la pizza mi sa che lo proviamo e adesso vi faccio vedere che cos'è. Ta-da-da-da. Ho preso la macchinetta per fare lo zucchero filato, sempre dell'Ariete. L'ho preso celeste perché mi piaceva, ultimamente mi piace il celeste. E insieme ho preso ovviamente i diversi tipi di zucchero con i bastoncini. Vedete qui sotto? Allora, ho preso diversi tipi di zucchero. Ovviamente si può fare pure con lo zucchero normale, non c'è bisogno di Coca-Cola. sì, adesso li diciamo tutti. Non c'è bisogno di metterci per forza lo zucchero questo, si può fare anche con lo zucchero normale. Però io volevo provare un po' questi tipi di zucchero aromatizzati per fare, diciamo, una cosa più carina. Allora, vi arrivano con il misurino, ovviamente, e i bastoncini per fare lo zucchero, sono 50. Poi lo zucchero che ho preso io è aromatizzato alla fragola, i marshmallow, poi la pigna colada, quindi praticamente di ananas, alla mela, alla fragoline di bosco e alla Coca-Cola. Questi sono i gusti che abbiamo preso noi e appunto stasera sarà il nostro dolce che proveremo, non vedo l'ora. E niente, adesso risistemo tutto quanto. Qui in forno c'è la nostra pizza che sta lievitando ancora. La faccio lievitare un altro pochino. E niente, Alessandro sta giocando con il suo videogioco e Aurora, ovviamente, come sempre, sta facendo i compiti perché lei ci mette una vita e mezza per farli. Niente, adesso rimetto tutti gli zuccheri, che poi sono zucchero fatto proprio, vedete? Zucchero a granelli. Rimetto lo zucchero a posto e niente, mi metto, penso che mi metterò a leggere un pochino. Sto leggendo, come avete visto ieri, sto leggendo la biografia di Asi Argento. E niente, e questo è l'acquistino, oddio che bello!